se noi nel tempo riusciamo a dare continuità a un progetto così, riusciamo a mettere dei semi che riguardano la giustizia sociale, la libertà, la democrazia e sono valori fondamentali del nostro Paese. Campi estivi nei beni confiscati alle mafie. Si tratta del progetto Valdarno Val di Sieve Estate Liberi, che continua a crescere anno dopo anno. Lanciato dal coordinamento Libera Valdarno, era infatti partito dal comune di Reggello, poi si era allargato ad 8 comuni. Quest'anno sono ben 15 quelli che hanno aderito, tutto il Valdarno aretino e fiorentino più la Val di Sieve. L'iniziativa offrirà la possibilità, in accordo con Libera Nazionale, di svolgere un'esperienza di una settimana ad agosto a 45 giovani ragazzi e 8 educatori dei territori coinvolti in 3 diversi campi estivi su beni confiscati alle mafie e oggi gestiti da cooperative sociali. In questa settimana di campo le mattinate sono impegnate dal lavoro. Il nostro compito è dare una mano nella raccolta dei peperoni e delle zucche sotto il sole cocente di Magliano di Sessa Aurunca. Al mattino si lavora e il pomeriggio ci si incontra con le associazioni e con le aziende, le cooperative sociali del territorio, che fanno capire qual è stato il passaggio, cosa vuol dire passare da una lavorazione che prima era fatta dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso con forme di precariato a un'attività invece oggi fatta nel pieno rispetto della legalità. Ci si può candidare sin dal lunedì 6 giugno, l'avviso è rivolto ai giovani tra i 15 e i 17 anni. Sono 3 campi che vengono fatti a Castelvolturno, a Teano e Sessa Aurunca, dove ogni comune attraverso un bando pubblico che sarà esposto in ogni comune fino al 6 di giugno, individuerà 3 giovani da mandare giù insieme ad 8 educatori in modo tale da partecipare a questi 3 campi. Quindi è una cosa veramente bella. Voi con la vostra semplicità, è il vostro modo di scherzare, è il vostro modo di venirsi a fare le strade, è il vostro modo di starci dentro anche spensierato, ci ridate quella dimensione di normalità che a noi serve, serve tanto.